Ed è un'emozione enorme perché abbiamo le due sorelle di Tina Anselmi e le due nipoti. Maria Teresa Anselmi, buon pomeriggio. Chi è? Può alzare la mano? Maria Teresa, buongiorno. Buon pomeriggio. Gianna, buon pomeriggio. Poi c'è Emanuela Guizzon, nipote, figlia di Maria Teresa. Chi è Emanuela? Sì, buon pomeriggio. Eccola lì. E poi Valentina Magrin, figlia invece di Gianna. Un vero matriarcato. Buon pomeriggio. Un vero matriarcato per raccontare una delle figure più belle della nostra storia contemporanea. Prima donna ministro, prima donna ministra, prima donna presidente di una commissione d'inchiesta contro la P2, staffetta partigiana. Cosa è stato per te interpretarlo in un aggettivo? Un sogno. È stato veramente un viaggio meraviglioso, è stato un regalo che non mi sarei mai aspettata. Pubblicità e dopo ne parliamo. Siamo qui con Sara Felberbaum e le donne di Casa Anselmi. Abbiamo il piacere di presentare la fiction di cui Sara è protagonista domani, Tina Anselmi, Una vita per la democrazia. Vi siete conosciuti? Come ti sei preparata per raccontare Tina? E la conoscevi? Cioè, l'avevi sentito parlare, ovviamente. Certo, conoscevo il personaggio, sapevo quello che aveva fatto, però in grandi linee non ero consapevole della grandezza di questa donna. Ho letto tutti gli articoli che sono riuscita a trovare. Luciano Manuzzi, il regista, ogni giorno mi mandava email su email e io stampavo. Avrò un faldone enorme di articoli. Ho cercato i video, i pochi video che poi si facevano all'epoca, per vedere come parlava, come si muoveva, come muoveva le mani, insomma, per andare nello specifico del mio lavoro. E poi ho lavorato con la mia insegnante di recitazione, Gisella Burinato, tutti i giorni, 4 ore al giorno per un mese e mezzo, e tutta l'estate praticamente, perché volevo studiare in profondità la sceneggiatura. Per me era fondamentale sapere tutto quello che stava succedendo, avere proprio una sicurezza e una conoscenza che poi è diventata la mia sicurezza. Certo, giusto, perché quando uno si prepara poi affronta tutto con in un altro modo. Ho fatto tutto quello che dovevo fare, esatto. No? Ho capito come sei. È nata a Castelfranco Veneto, riguardo il nostro Veneto, il nostro Veneto dello studio. Nel personaggio ve la faccio rivedere, Veneto. Tina Anselmi, con vari servizi del TG, vediamo. È in corso la cerimonia di giuramento dei ministri del nuovo governo Andreotti e la novità principale di questo ministero è rappresentata dalla presenza di una donna per la prima volta ministro in un governo della Repubblica. Una donna è per giunta impegnata nel dicastero del lavoro. Prima ancora di essere ministro del lavoro, come presidente dell'anno internazionale della donna, avevamo fissato una conferenza nazionale sull'occupazione femminile per sottolineare qual era il tema essenziale per la donna italiana. Quindi adesso da ministro naturalmente posso gestirlo e seguirlo con più poteri, con più possibilità. Ieri pomeriggio sono andata nel suo studio e l'onorevole Iotti mi ha detto che anche a nome del presidente del Senato Fanfani mi chiedeva se accettavo la presidenza di questa commissione. Lei è stata già ministro del lavoro e ministro della sanità, ma questa è una prova molto importante. Sì, credo che sia più duro, più difficile questo incarico che non quello di fare il ministro. Che consiglio darebbe a una ragazza che si avviasse alla politica? Ecco, di farla con un atteggiamento di vero servizio al Paese e quindi di garantirsi sul piano personale tutta la libertà che le permetta appunto di scegliere liberamente rispetto a quello che il Paese esige. Grande personaggio, grande donna, detta anche Tina Vagante, come ricordano, perché era una donna essenzialmente libera, lo ricorda Gian Antonio Stella in un articolo del Corriere. E voi siete le sorelle minori, perché peraltro morì un fratellino, se non erro, no? Maria Teresa e Gianna. E il papà, vostro papà, morì quando molto giovane anche lui. Siete quindi cresciute in una famiglia molto matriarcale, o sbaglio? Che tipo di educazione ha avuto
Tina, che tipo di educazione avete avuto? Chi risponde? È una delle due, dai. L'educazione. Vabbè, abbiamo avuto un'educazione severa, un'educazione forte, un'educazione sempre da mia mamma, mia sorella era considerata una seconda mamma, perché essendoci tanta differenza di età, non era una sorella per noi, era come una mamma. E mia mamma delegava lei per le cose, quando doveva prendere posizione, quando si doveva ubbidire, quando si doveva studiare, qualsiasi cosa delegava la sorella maggiore, Tina, perché lei aveva un carattere forte e si prestava a questo. Ed era già autorevole fin da ragazza, peraltro ricordiamo anche il suo impegno da staffetta partigiana. Era già autorevole. E poi anche da sindacalista, autorevole. Perché comunque lei è diventata la ministra del lavoro nel 76, ma aveva conosciuto la sofferenza e il dolore dei braccianti, dell'agricoltura, di chi lavorava nei campi in Veneto, delle donne che lavoravano nei campi in Veneto. Cosa vi raccontava, ad esempio, di quando era staffetta partigiana? Non ci raccontava tanto, perché noi eravamo tanto più piccole, a cinque anni mia sorella, non capivamo neanche cos'era la resistenza, cosa voleva dire essere partigiani, e allora era un argomento che non si sorvolava un po' a casa. E peraltro nel 77 nasce proprio la legge sulla parità di trattamento fra uomini e donne sul lavoro, detta anche legge Anselmi. Vorrei sentire, ma tu sei Maria Teresa? Scusami, perché chi ha parlato finora è Maria Teresa, quindi vorrei sentire Gianna. Io sono Maria Teresa, vorrei la più sentire grande anche delle Gianna. Due sorelle. Vorrei sentire anche Gianna. Ecco qua. Quando tornava, quando tornava dalle io vostre parti. Io l'ho detta Babao. No, quando tornava dalle vostre parti dopo anche... Io l'ho detta Babao da mia sorella Tina, perché era un po' la ribelle di casa. Pure tu. Essendo la più piccola ero anche la più tremenda. Mattina vi raccontavi. E poi, come vi siccome cercavano il maschio che avevano perso. Ah, quindi eri tu? Okay. Sì. Siccome era morto nostro fratellino a 11 anni, quando era nata Maria Teresa, e quindi è stata una tragedia per la famiglia, una tragedia enorme, perdere l'unico maschio a 11 anni per una banalità, un'appendicite non capita. E poi dopo un po' di anni mio papà e mia mamma voleva il maschio che avevano perso, e sono arrivata io e nessuno mi guardava perché ero femmina, purtroppo non ero maschio. Però mi sono sempre comportata come un maschio di casa. Gianna. Ero veramente un maschiaccio. Va detto poi anche che un altro impegno importantissimo, che era appunto la presidenza della commissione d'inchiesta sulla loggia P2, che venne attribuito, come abbiamo sentito, no, da Nilde Iotti, Fanfani, anche Bertini. Ecco, sì. Dello stress, immagino, sì, incredibile che lei affrontava, ci fu anche un tentativo di attentato, pare, quindi, insomma, notevole. Che cosa portava in famiglia? Cosa vi raccontava? Oppure vi teneva, si sfogava? No. Mai, Non ci raccontava grandi cose quando era presidente della P2, perché erano cose ancora molto, molto segrete. Raccontava qualche piccolo particolare senza mai rivelare i nomi, perché era veramente una persona molto, molto riservata. E poi la commissione è durata parecchio e non voleva che venisse trapelato niente. Per cui, anche per non farci stare in pensiero, perché noi eravamo molto in apprensione, sapevamo che in quel periodo in Italia succedevano veramente delle cose tragiche e avevamo paura per la sua salute, e lei invece temeva per la nostra salute. Diceva: a me non succederà niente, piuttosto ho paura per voi, state attenti. Quindi anche le nipoti erano sempre sorvegliate e avevano una vita abbastanza diciamo controllata. Qui c'è la nipote più grande, Emanuela, che potrà dire qualcosa. Adesso ci vediamo, assolutamente sì, ora ci vediamo la clip del film che vedrete domani. Dei ragazzi come me impiccati e lasciati lì come trofei. Non gli basta ammazzarli.
Devono chiamarli anche banditi. Quelli non erano banditi, erano ragazzi. E chi li ha uccisi è un assassino. La politica si occupa di tutti, uomini e donne. No! La politica si deve occupare di dare a tutti gli stessi diritti. Ma è normale che a te non interessa. Tessin uomo? Che cosa le piace del suo ministero? Che non è un ministero da donne. Si è tenuto conto semplicemente di quello che so fare. Vengo da anni spesi nel sindacato, sono stata deputato e sottosegretario al lavoro. Perché non ti licenzi e torni a fare la zia? Non mi posso licenziare. Sto lavorando a una legge che permetterà a tutte le mamme che lavorano di passare più tempo con i loro bambini. Hai visto gli elenchi della P2? Magistrati, ministri, editori, generali. E soprattutto, vergogna nostra, politici. Tutti amabilmente riuniti in una loggia segreta. Uno Stato nello Stato. Ecco, e secondo Gian Antonio Stella, la sua totale libertà nella gestione della commissione d'inchiesta le costò anche il seggio di Castelfranco Veneto. Sì. Così pare. Ma tu che sei una mamma che lavora, immagino l'emozione che hai insomma, attraversato nell'interpretare una figura così importante per i nostri diritti. Tu che tipo di mamma sei? E che tipo di senso di colpa vivi, se lo vivi, quando devi stare lontana dalla famiglia per lavoro? Ho trovato un equilibrio giusto, quindi quando sono via non ho senso di colpa perché Brava. Sto facendo qualcosa per me, quindi so che quando sono a casa sono presente, non manca niente alla mia famiglia, e poi quando lavoro faccio qualcosa per me ma anche per loro, per dare un esempio di donna che può fare tutto. Tu hai un maschio e due maschi, un maschio e una femmina? Maschio e una femmina. E da Daniele De Rossi, che è il tuo marito, sì. Peraltro ex calciatore, ma lì c'è tutta una storia divertente perché lei aveva detto: per carità, il calciatore c'è questa nomea pregiudiziale nei confronti dei calciatori. Sì, lo ammetto, avevo detto mai nella vita, sono stata punita, tra virgolette, è stato uno scherzo del destino. Infatti non dico mai più mai, ho imparato la lezione. Grande saggezza. Mai dire mai, è proprio è verità, non si dice. Manuela, ma quel dialogo che vediamo nel film, che appunto dice viene torna a fare la zia, voi avvertivate la sua tensione, che cosa vi raccontava e che esempio vi dava? Tu come sei cresciuta con una zia così forte, così intelligente? Beh, sono cresciuta con una zia che mi ha dato tantissimo, da cui ho imparato moltissimo, soprattutto ad essere una donna libera. Dove per libero intendo una persona che ha piena consapevolezza di sé e che si prende le responsabilità verso se stessa e anche verso gli altri. E lei era una persona estremamente profonda e molto ricca intellettualmente, come sentimenti, era affettuosa, quindi veramente mi ha lasciato una grande ricchezza. Valentina, peraltro... Poi nel tempo, durante... Ecco, vabbè. No, vai, figurati che c'è, siccome c'è un po' di ritardo, è difficile comunicare in modo rapido. Quindi finisci il tuo discorso, pensavo avessi concluso. No, volevo dire che ci sono stati momenti nella storia di zia, soprattutto il periodo della P2, in cui non è stato semplice. A volte per me era difficile vivere una vita normale, ecco, ero molto controllata, avevo molte limitazioni di libertà. Perché la paura, diciamo, di ritorsioni sulla famiglia era presente. Circolò anche il nome di Tina Anselmi tante volte anche per il Quirinale. Sarebbe stata una splendida Presidente della Repubblica. Che rimorso che ha questo paese, davvero. Valentina, sì. Ne parlaste in famiglia? Beh, sì, diciamo, non abbiamo mai preso particolarmente sul serio questa possibilità. Però se ne parlava, insomma, di come poteva cambiare la vita di tutti se ci fosse stato questo ulteriore passo. Permettetemi di salutare Sara, che prima non l'abbiamo salutata, che ormai è una di famiglia anche per noi, voglio dire.
Valentina, ma è vero che facevate lunghe passeggiate in montagna? Sì, 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 erano lunghe, ma lei le rendeva ancora più lunghe perché comunque fermandosi a parlare con tutte le persone che incontrava, anche una passeggiata di mezz'ora con lei poteva diventare una passeggiata di 3 ore, ecco. Lei amava molto la montagna, era il suo... Era il suo spazio di libertà, probabilmente. Assolutamente sì, sì. E c'è un ultimo aneddoto che lei raccontò, cioè sarebbero milioni ovviamente, che quando divenne ministra del lavoro c'era fu una cena, un invito a cena da parte, insomma, del Fondo Monetario Internazionale, no? Andreotti, che era presidente del Consiglio, le disse: Tina, andiamo? E lei rispose: io non sono stata invitata. E lei disse: ma come, controlla, insomma, praticamente l'invito era, siccome l'invito era per soli uomini, sì, perché non era concepibile, certo, che una donna potesse essere ministra, quindi facevano l'invito per soli uomini, nel senso che non potevano portare le mogli, ma lei non era una moglie, lei era la ministra, no? E così come, non so, a Palazzo Chigi non c'erano i bagni, lo stavo per dire, ecco, volevo farti finire. È un pezzo che poi è stato tagliato nella sceneggiatura, però noi dovevamo girare appunto il momento in cui lei va a chiedere: mi scusi, dov'è il bagno? E le viene detto: non c'è. Come, non c'è un bagno? In tutto il palazzo non c'è un bagno, non c'è un bagno per le donne. E quindi la scena sarebbe stata poi lei scortata: va bene, sto fuori io così non faccio entrare nessuno e lei può entrare. Donna di grande rigore, no? Sì. Veramente. Sì, però questi piccoli aneddoti sono importanti da raccontare, perché ti fa capire tante cose, ti fa capire quanto è cambiato, ma anche che la lotta, insomma, è iniziata tanti anni fa e delle cose sono cambiate, ma non è abbastanza. Allora, sei stata conduttrice TV, ma a un certo punto hai scritto libri, però hai deciso che la carriera cinematografica era la tua... Sì. Cinema, fiction, era la tua strada. Ti rivediamo qui nel Giovane Montalbano, nel Principe Abusivo e Una Grande Famiglia. Sai che Selinunte fu assediata 2 volte? Dai cartaginesi e dai romani. No, non lo sapevo. Eppure le rovine rimaste non sono di palazzi distrutti dalla guerra. Non sono mai stati finiti. Lo so, a noi siciliani ci piace fare le cose con calma, senza troppa fretta. E perché parli con me? Perché parlo con te? È ovvio, perché sei così profondo e acuto e intelligente. Tutto il giorno che cerchiamo di venirne a capo e niente. Abbiamo parlato con chiunque, amministratori, collaboratori. Perché cerchiamo una giustificazione? Delle fatture non registrate non significano nulla. Edoardo si è esposto con le banche per delle cifre che non ha mai avuto e che non poteva assolutamente coprire. Sono riuscito a strappare le banche un poco di tempo, ma questa è una roba da fallimento, Sei stata anche candidata al Davide Donatello e secondo me una delle libertà che le donne hanno conquistato è anche quella di poter parlare liberamente anche dei momenti di crisi, per poter condividere le fragilità che ognuna di noi attraversa. No, tu in una recente intervista a Oggi hai parlato di un periodo di depressione, perché hai voluto farlo e come sei uscita dalla tua fragilità? Crescendo anche, con grande consapevolezza. Parlo di fragilità. Io faccio un lavoro pubblico da quando sono piccola, quindi non ho avuto la possibilità di attraversare determinate fasi privatamente. E spesso veniva evidenziato una formosità, una morbidezza nel mio corpo che era anche normale, però veniva
evidenziata spesso. Cioè, come ti facevano notare che eri troppo grassa, immagino. Appunto, però, posso immaginare. Non ero abbastanza filiforme, magra, secondo evidentemente. Loro. Quindi questo all'età di dai 15 in poi fa effetto, ti rimane un po' un eco che fai fatica a mandar via. È una voce costante che ti rimane in testa. E ho fatto un percorso come tante altre persone, e adesso ho 43 anni, e quindi sono un'adulta, sono una donna, una famiglia, ho delle responsabilità, ma soprattutto ho una consapevolezza che arriva dall'età, arriva da un percorso psicanalitico, lungo, duro. Siamo tutti in analisi, sì, sì, quindi no, ma non lo dico senza problemi. Più o meno tutti. Però un lavoro su se stessi che ho voluto io portare, iniziare e l'ho portato avanti. E come dicevo nell'articolo, vado a fare il tagliando ogni tanto, certo, per rimettere in attimo. Sì, sì. Senti, quanto è importante avere un marito supportante, come direbbero gli inglesi? È importante qualsiasi lavoro si faccia, è importante avere un supporto, che poi è il marito, un amico, qualcuno che ci sia per te. E com'è stato, Daniele, nell'occasione appunto di down, che ti ripeto possono succedere? Daniele è un uomo solido che c'è, e quindi nei miei momenti di fragilità entra, non fa domande, prende in mano la situazione e distrae un po' tutti, quindi mi dà il tempo di respirare. Fate così, maschietti, così dovete fare. Senza far troppe domande. Dopo la tua vittoria, al cantante mascherato, la prima telefonata è stata di tua moglie? Ovvio, sono tornato a casa e mi sono goduto sia lei che il piccolo, che era sveglio, pure lui. Senti, ma è vero che Noah ti ha detto perché hai fatto questa intervista, perché hai comprato oggi? Sì, lo raccontavo prima, mi ha chiesto perché hai la copertina di oggi. Ho detto, beh, mamma è in copertina, volevo portarla a casa. Ah, quindi, insomma, sei molto piena di te. Oddio. Non ci posso. Sì, ti prendi molto sul serio, quindi a 6 anni lui sa esattamente mettermi poi al mio posto. Un momento di orgoglio mio. Paura, eh? Sì, stiamo allevando dei maschi psicanalitici. Allora, belle signore, la cosa più importante che vi ha insegnato vostra sorella e vostra zia, un aggettivo, se una di voi me lo può dire, o Maria Teresa, o Gianna, o Emanuela, o Valentina, che vi ha insegnato Tina Anselmi. Essere sempre noi stesse. Brava! Essere sempre noi stesse. Che poi è il vero segreto di una vita felice, no Sara? Sì, 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 ma guarda, non faccio fatica a credere a una frase del genere, perché lei è sempre stata se stessa, quindi è un grande insegnamento. E chi vorrà poi vedere il film domani? No, tutti lo devono vedere. Tutti è un pezzo lo devono della vedere. Nostra. Esatto. Però vedranno una donna che è sempre rimasta fedele a se stessa. Lei aveva una missione, è andata avanti e ha fatto del bene, ha fatto tantissime cose. Grazie davvero, grazie Sara. A voi. Adesso continuiamo a parlare di Inghilterra. Siamo partiti con i Beatles. Tu sei nata a Londra, la cittadinanza britannica e americana. Sì. Perché tua mamma è inglese e papà statunitense di origini ebraiche, russo-ungheresi. Quindi non sei cittadina europea? Ho il permesso di soggiorno. Non ci credo, perché dopo la Brexit non sei più cittadina europea. Quanto ti è dispiaciuto? Tanto, tantissimo. Veramente tanto. Grazie Sara Ferri.